Oggi vediamo quali sono i quattro strumenti finanziari su cui tu dovresti iniziare ad investire. Io sono Alessandro Piccoli, fondatore di Degustazione Finanziaria e come al solito se vuoi far lavorare i soldi a posto tuo, guadagnare di più e soprattutto raggiungere la tua indipendenza finanziaria, tutto quello che ti chiedo è mettere un like a questo video, iscriverti al canale così mi aiuti a dare visibilità ai miei contenuti. Anche perché arrivati ai 10.000 iscritti ci sarà una sorpresa, quindi mi raccomando, iscriviti. Ora, fallo ora, pronto? 3, 2, 1, andiamo avanti. Torniamo a noi, quindi quali sono i quattro strumenti finanziari su cui investire? Io consiglio sempre di iniziare ad investire su ETF, se non sai cosa sono gli ETF ti metto il link del video qua da qualche parte e adesso ti mostro quali sono i quattro ETF su cui tu dovresti iniziare ad investire. Me li sono segnati qua perché è un argomento molto importante, quindi prima di tutto c'è l'S&P 500 Energy Sector, ovvero un ETF incentrato ovviamente sulle aziende dell'S&P 500 che producono energia, non solo rinnovabile, quindi tutta l'energia. Dopodiché c'è l'EQM Global Online Retail, quindi la parte focalizzata all'e-commerce, tutte le aziende legate all'e-commerce, quindi mi raccomando, vai ad investire subito in questi. Poi c'è l'MSCI Turkey, dedicato soltanto ad aziende turche. E infine c'è un altro che ti dice che ti sto pigliando per i fondelli. Quindi, se hai seguito fino a qua, lascia stare, non investire in nessuno di questi e ti spiego anche il perché li ho presi casualmente da un sito internet che faceva vedere tutti gli ETF. Ne ho presi tre a caso e te li ho elencati e tu adesso, se stai investendo, pensi di investire in questi, non è un consiglio finanziario, è semplicemente un elenco che ho preso online. Questo in realtà è un po' un video prova, perché se davvero tu avessi avuto una cultura finanziaria, avresti sentito un po' di puzza già dal titolo di questo video. Non saresti arrivato fino qua ad ascoltarmi che ti dico quali sono gli ETF su cui tu devi andare a investire, come al solito. Se non sai cos'è un ETF, vado a vedere, ho fatto il video. Però ti dovrebbe puzzare un po' il fatto che ti dica, ti suggerisca su quali ETF, quali strumenti finanziari tu devi investire. Se ti stai chiedendo ho una cultura finanziaria o no, il primo passo che devi fare per avere una cultura finanziaria è smetterla di cercare di copiare i portafogli di chi ti dice investi in A, B o C, o anche semplicemente non direttamente, di persone online o non online che ti dicono investi in questo, investi in questo, investi in quest'altro. Questo generalmente per due motivi, perché c'è sempre un conflitto di interesse di mezzo, che sia l'esperto che vuole prendere i tuoi soldi e usarli per investire e ottenere una percentuale dall'investimento dei tuoi soldi, o che sia il fatto che tu visualizzi oppure clicchi l'affiliazione della persona che sta promuovendo un certo prodotto, che peggio ancora perché a volte quando fanno così generalmente ti sponsorizzano, soprattutto nel mondo cripto, prodotti discutibili che poi dopo magari tu ci metti i soldi e dopo poco tempo perdi perché e loro sono gli unici a guadagnarci, perché fanno il picco, vendono tutto e boom, crolla tutto. Quindi principalmente una parte di conflitto di interessi, che da un lato ci sta se tu riesci a valutarli, ma la maggior parte di voi non lo fa e quindi non analizza. Mi auguro che tu lo faccia. Seconda cosa è perché manca una strategia. La tua strategia non può essere uguale alla mia, non può essere uguale a quella di qualunque altra persona che ti consiglia di investire in certi prodotti. Come fai ad avere una strategia? Ti serve una cultura finanziaria. Diciamo che ad oggi io posso classificare tra le persone che investono, che non vuol dire che abbiano una cultura finanziaria, occhio, però tra le persone che investono posso classificare tre tipi diversi di strategia che ho visto fare. Macro strategia, perché dopo uno dovrebbe andare anche nel dettaglio e cercare di capire meglio come è fatto. La prima strategia, quella più discutibile, che usa la maggior parte delle persone, generalmente che non hanno una cultura finanziaria, è per l'acquisto di qualcosa in futuro. Quindi queste qua sono le persone che dicono ok, sai cosa faccio? Vado in banca e voglio comprare una nuova macchina, oppure sono loro che ti dicono vuole comprare una nuova macchina, vuole comprare una nuova casa, ecco la sua strategia di investimento, che non vuol dire niente. Qua torniamo al punto di prima, cioè che gli esperti di settore ti fregano soldi in questo mondo, vabbè. Vabbè, questo è un dettaglio. Quindi cosa ti fanno? Questa qua è la strategia con cui dici ok, io tra X anni mi compro una liability che mi deprezza di valore, diciamo. Oppure sì, perché generalmente fanno compro casa per andarci a vivere, che non è la stessa cosa di metterla in affitto. Quindi dopo X anni prendi un prodotto. È una strategia molto discutibile che io non consiglio mai e che neanche tu dovresti fare, poi ognuno fa le sue scelte. Due.
Questa è già un pochino più rispettabile, ma comunque manca ancora un po' di cultura finanziaria. Generalmente le persone non acquistano qualcosa in futuro, ma decidono di investire i propri figli. Quindi investimento per figli. Cosa significa? Che decidono di comprare, magari fanno questa ipotesi dicendo compro casa perché così la lascio ai miei figli. Qua bisognerebbe aprire tutto un discorso separato, sia con un nuovo video sul fatto della casa, ma evitiamo in questo video. Però uno può decidere di comprare casa e metterla e darla poi dopo successivamente ai propri figli, che dopo possono, quindi loro la ripagano per i propri figli, banalmente. Oppure una cosa un pochino più sensata è dire inizio ad investire per X anni, così che dopo mio figlio può andare all'università. Può fare una certa scuola, può, che ne so, iniziare ad investire quando avrà 18 anni. Quindi questo è già un investimento un pochino più sensato rispetto a quello di prima. 3. Punto terzo è la strategia che io prediligo, ovvero arrivare a un punto per cui tu puoi decidere di vivere di rendita. E cosa consiste vivere di rendita? Significa che tu hai una strategia che varia negli anni fino a che un giorno i tuoi soldi ti pagano lo stipendio, chiamiamolo così. Ovvero fai lavorare i soldi al posto tuo. Capito questo? Per fare questo ti serve una strategia di investimento, non soltanto di gestione del denaro. La prima cosa da fare è devi capire come gestire il denaro se vuoi una cultura finanziaria. Dopodiché è capire come si fa ad investire, dopodiché devi avere una strategia di investimento. Questa personalmente è quella che io prediligo e che io spero che tutti vogliano prediligere, perché prima o poi non vogliamo, cioè per un po' dovremmo andare pure in pensione tutti quanti, che sia 30 anni, 40, 50, 60, 70 anni, spero che tu non voglia andare in pensione a 80. Però, visto l'andazzo delle pensioni, visto quello che succederà nei prossimi anni, visto che la popolazione in Italia diminuirà se non ci sarà abbastanza immigrazione, perché le persone fanno meno figli, di conseguenza ci sono sempre meno contribuenti che pagheranno le pensioni di chi rimane in Italia, è un altro fenomeno, è l'emigrazione dei cervelli, cioè tutte persone che sono più competenti della maggioranza delle persone, di conseguenza guadagnano di più, di conseguenza dovrebbero pagare più tasse allo Stato. E siccome lo Stato è uno Stato che tassa davvero troppo, a mio parere, però quello che succede è che le persone più remunerate cercano di andarsene, che siano impiegati, che siano, questo perché è un impiegato che in Italia magari potrebbe prendere, che ne so, 60.000 all'estero potrebbe prendere banalmente 150, e sono casi reali. Quindi di conseguenza cosa succede? La maggior parte delle persone che guadagna di più, che potrebbe contribuire di più alla crescita del paese, se ne va proprio perché non vuole tutta questa pressione fiscale, e secondo me è giusto che lo faccia. E dall'altro lato anche gli imprenditori se ne stanno andando via all'estero. La maggior parte delle imprese stanno andando via per lo stesso motivo, benché ci siano un sacco di incentivi. Quindi cosa succede? Succede che prima o poi o tu ti fai una strategia tale per cui tu possa vivere di rendita con i tuoi investimenti, che ad oggi sono quelli meno tassati in Italia, contrariamente al lavoro dipendente o all'imprenditoria, praticamente, a meno che tu non ti faccia una holding. Lasciamo stare tutta quella parte, però generalmente per la persona comune vivere di rendita, vivere di investimenti con le tasse sul capital gain è il modo migliore per evitare le tasse. Di conseguenza, questa è la strategia che tutte le persone con una cultura finanziaria dovrebbero seguire, o comunque che seguono, perché sennò non avrebbero una cultura finanziaria. Questo perché se riesci ad arrivare a questo punto, non hai nemmeno bisogno della 1 e non hai nemmeno bisogno della 2. Sono semplicemente si pagano dal tuo investimento. E quindi com'è che fai ad arrivare a questo punto? Devi fare a gradini, cioè avrai diverse strategie in base alla situazione della tua vita. Tu, una volta che decidi, ok, ho capito come si gestiscono i soldi, ho capito che devo investirli e so quanto devo investire ogni mese, bla bla bla, avrai delle fasi diverse nella tua vita per cui dici, ok, io arrivato a questa età voglio vivere di rendita. Vivere di rendita. Quindi cosa significa? Significa che qua ti devi fare un piano tale per cui tu, cosa succede? Cresci il tuo capitale e qua è un piano per cui il capitale praticamente ti rimane uguale ma ti rende. E poi magari una parte finale dove dici non me ne frega niente, non voglio più dare nulla ai miei eredi e
in cui spendi e spandi tutti i tuoi milioni, miliardi, quello che ti rimane, ipotizzando che finisca la tua vita, che ne so, a 100 anni. Tiè, facciamo così. Non è mai bello parlare di queste cose, però siamo tutti esseri umani, prima o poi capita a tutti e dobbiamo pensarci. Dobbiamo pensare a una strategia in base al nostro stile di vita, in base alla nostra vita, in base a quant'è la nostra, diciamo, ipotetica aspettativa di vita. Non YOLO, queste cose, non so se sai cos'è il concetto YOLO che va molto di moda. You only live once. Significa che vivi solo una volta sola e vedi tutti questi ragazzi, persone che spendono e spandono e alla fine non rimangono senza niente e poi vanno a chiedere il reddito di cittadinanza quando in realtà andrebbe a persone che realmente ne avrebbero bisogno, non a persone che hanno fatto uno stile di vita YOLO senza avere un minimo di cultura finanziaria. Capito questo? Come vai a gestire ogni tua fase, come vai ad allocare i tuoi soldi, in che strumenti, dove, quanto e perché, in base al tuo stile di vita, senza dover seguire quello che ti dicono le altre persone online o comunque avendo un minimo di senso critico. Non è che non ti dico di non ascoltare un video, anzi magari molti sono molto utili e tu guardi, hai molti spunti su magari strumenti che dici, ah, sai cos'è, questo strumento sarebbe perfetto per il mio portafogli. Quindi con un minimo di senso critico capire se alcuni strumenti fanno bene oppure no, invece che randomicamente copiare banalmente quello che ti dicono certe persone, guru, finti guru, quello che è online. Come fai? Io ti spiego anche questo in degustazione finanziaria in base alla mia esperienza e puoi anche avere una consulenza, una coaching insieme a me in cui andiamo a vedere la tua situazione personale. Quindi quello che devi fare è, ti lascio qua il link, iscriviti, corri iscriverti. E adesso, prima di chiudere questo video, come sempre, mi raccomando, iscriviti al canale e metti un like così mi aiuti a dare visibilità a tutti i miei contenuti. Detto questo, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!